Presso il centro commerciale La Fontana a Lanciano è stato inaugurato un infopoint della Ecolan, società che si occupa della gestione dei rifiuti in gran parte dei comuni della provincia di Chieti. Al taglio del nastro il presidente Massimo Ranieri, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e l'assessore Tonia Paolucci, Graziana Chiola di Ecolan, presente il consigliere regionale con delega rifiuti Nicola Campitelli. Lo sportello informativo vuole essere un contatto diretto con gli utenti dei comuni soci, che potranno avere assistenza, servizi e informazioni sulla raccolta differenziata. Massimo Ranieri, presidente di Ecolan, come nasce questa ulteriore iniziativa che ha lo scopo di avvicinarsi sempre più ai cittadini? Vabbè, intanto è l'autorità ARERA che ci ha, diciamo, in qualche maniera, non dico costretto, ma prevede che per avvicinare gli utenti che hanno un basso livello di digitalizzazione alla società, quindi anche un punto fisico, oltre, diciamo, alle strutture che abbiamo sia, diciamo, presso il nostro ufficio, più tutta l'attività online che è possibile fare, quindi prenotazione e quant'altro, abbiamo dedicato alle utenze, quelle, ripeto, con un basso livello di digitalizzazione, anche un punto fisico dove chiunque può venire a prenotare per esempio gli ingombranti, prendere le buste per l'organico, i mastelli, insomma è un punto informativo a tutti gli effetti. Da pochi giorni è stato anche approvato il bilancio del 2023, bilancio positivo, cosa si sente di dire a proposito? Sì, qualche giorno fa siamo stati in assemblea con i sindaci che hanno approvato il bilancio 2023, quest'anno abbiamo raggiunto quasi 29 milioni di fatturato e con un utile importante di 590.000 euro, appunto, di utile che non abbiamo ridistribuito ai comuni soci perché l'assemblea ha deciso di lasciarli in società e di utilizzarli per ulteriori servizi per le utenze. Parliamo anche dei progetti in atto nella vostra struttura. Noi l'abbiamo definito Parco della Transizione Ecologica, stiamo finendo i lavori dell'impianto di compostaggio che tratterà il nostro organico e la prossima settimana ci sarà la consegna dei lavori per la costruzione del digestore finanziato con fondi PNRR. Nell'arco di 10 mesi dovremmo concludere i lavori di entrambe le strutture che sono comunque collegate tra di loro e quindi a giugno-luglio dell'anno prossimo dovremmo cominciare a trattare il nostro organico per produrre biometano e compost di qualità per l'agricoltura.